Hey Cuge, benvenuti in questo nuovo video San Andreas Rank 91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Nazoom 11 SD. Oggi ovviamente completerò tutta quanta la mappa della Inakuni e poi ovviamente procederò a fare qualche slottata, così nel prossimo episodio almeno possiamo iniziare Football Frontier. A dire il vero potevo iniziarlo oggi, in questo episodio, se avessi fatto tutta quanta la mappa, ma non l'ho fatta e quindi niente. Non c'è problema, dai, facciamola oggi, completiamola. E penso che per la prossima partita metterò in squadra anche Kozomaru, che appunto ho trovato nello scorso episodio. Perché finché non abbiamo Gwen Jishuya, ovvero Axel Blaze, il tornado di fuoco può farlo solo lui. Prontissimi! Ehi, debolino. Sono troppo forte. Sono sicuro che posso diventare ancora molto più forte quando troverò poi tutti quanti i ranghi S. Prima o poi la squadra con il rango S dovrò farla. Facciamo così, bene. Vai. A parte che no, con la palla non la prendo. Facciamo di rimbalzo semplicemente. Vabbè. Oh, a questo punto Nori, questo qui adesso c'è, questa praticamente c'è una specie di ruota che gira. E un ragazzo mi ha detto: guarda che non serve a dare il boost di potenza. E invece sì. Perché se noi leggiamo sotto c'è scritto più 45 bonus. Quindi sì, serve a dare un bonus di potenza. Quindi non è del tutto sbagliato quello che ho detto io. Però mi ha detto anche che serve. In realtà se finisce sul giallo quando tiro o quando cerco di parare, allora la palla la paro oppure faccio gol. Invece se finisce su blu, il portiere avversario la para oppure non paro io. Ma mi pare strano. Può anche essere, ma da quello che ho visto c'è scritto bonus lì sotto, quindi non lo so. Dovrò fare più partite perché fino adesso ho solo vinto e ho sempre parato. E non ci ho fatto caso se mi è sempre andato a finire sul giallo. Quindi magari facendo altre partite e poi ci faccio più attenzione. A questo punto noi stiamo alla Raimon, a Inazuma Town. Facciamoci anche Golem molto velocemente, mandiamolo subito il KO così possiamo andare avanti. Il portiere ovviamente è sempre Norika. E non ho messo Kozomaru. Vabbè, fa niente. Allora, Jude si porta in avanti con la palla, quindi fa grande illusione. Vabbè, superato facilmente. Ah, non c'è andato in porta. Cos'è che faceva lui? Flash Dance? Non ho letto bene. Vai, JP! Grande. No, ah sì, invece. Una leggera. Senza che ci spreco troppi punti. Vediamo un po'. Se finisce... No, vabbè. Non c'è finita. Almeno se finiva sul blu... Potevo un attimino vedere, insomma, no? Aspetta, eccola qui. Levati, Asto! Levati dalle scatole! Vai! Superalo di poco. Di pochissimo, proprio. Però niente, non l'ho presa. Possiamo tirare con Arion? Non possiamo fare un tiro a catena perché ovviamente... Allora, se io tirassi qui, non ci sta Golem che mi blocca. Perfetto. Io ora voglio che va sul blu. Voglio vedere se stai andando sul blu, le la paro oppure no. Niente, vabbè. Quando c'è tutta quanta questa differenza di probabilità, è difficile. Allora, voglio provare una cosa ora. Voglio tirare con Asto. Shining Bird, quindi tira praticamente in automatico. La concludiamo velocemente, senza perdere tempo proprio. Para, voglio che la pari, voglio che la pari.
Vabbè ragazzi, così è impossibile prendere blu. E niente, gol. Perfetto. L'ultima partita prima del boss. Questa sarebbe la partita contro... Siamo nel punto della partita contro la... Ottimo. Con Kozumaru in squadra non abbiamo nulla di che temere. Andiamo direttamente con lui. Subito al tiro, non proprio non perdo tempo. Vai. Mamma mia, che potenza! Bakuret Storm, dato che abbiamo Sonny in squadra. Sonny o Asto, come volete chiamarlo, lo chiamate. Bakuret Storm! Non ti azzardare a bloccarla! Neanche ci devi pensare! Via, scansati! No, Rika, questa mi dispiace, ma non penso proprio che tu ce la possa fare. No, 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 no. Figuriamoci se beccavo il blu. Gol! Bene, dobbiamo fare due gol. Allora, già Kozomaru è scarico, ma non importa. Una mossa però. Shining Bird, ok. Abbiamo JP in difesa che potrebbe anche bloccarla senza problemi. Dato che siamo in montagna, quindi possiamo, prendiamo anche bonus di difesa. È bloccata. Allora, Kozumaru ora è carico di nuovo. Non so perché l'ha fatto. No, non so perché l'abbia fatto. Non so perché si è buttato nella mia porta Kozomaru. È normale che dopo loro facessero gol, no? Ah, Shining Bado. Allora, vai, blocca la JP. Oh, JP ce la fa, bloccata. A questo punto passiamo a Jude. Questo Jude a quanto pare però non ha i tiri. Ok, lui può bloccarla. Con The Wall! Ma faccio Illusion Ball io! Dovrei superarlo. Oh, di tanto poi, non di poco! E via, in porta. Dunque, lui non dovrebbe avere tiri. Passa Golem. Che dovrebbe passarla. Boh, a caso. Vediamo un po'. No, lo batto. In genere i punteggi sono quelli che vedi all'inizio. Anche se quelli all'inizio sono solo indicativi. Finita. Mi sa che per vincere, però, per prendere le. L'obiettivo dovevo fare due gol almeno. Ah, forse devo pararla col portiere una. Comunque sia, le vere partite poi inizieranno col Football Frontier. Queste sono giusto tanto per. Vai, Kozomaru è l'ultimo nemico da affrontare. Per quanto possa essere un nemico Kozomaru. Però, almeno dopo questa inizia il vero Football Frontier. E lì davvero ci sarà da divertirsi. Oh, non vedo l'ora. Poi ovviamente, finita questa partita, andremo a fare un paio di slottate. O quelle che posso, perché costano un bel po'. E per fare più monete devo anche giocare di più. Dato che nello scorso video le ho consumate tutte. Poi magari, per conto mio, gioco qualche partita extra e poi possiamo fare più slottate per video. Ok, inizia! Allora, passerei subito a Kozomaru e andrei subito a tirare. Vai. Oppla. Faia tornado. Dunque, chi è che la può bloccare lì che c'è in difesa? Ah, lui. Oh. Questa.
Ah, niente, non ce l'ha fatta. Ah, forse non mi ha fatto vedere l'animazione, probabilmente. Ok, potrebbe bloccarla Norica, anche se fuoco contro vento. Gol. Niente da fare, Kozomaru è Kozomaru. Perfetto. Ok. Ah, passa a Kozomaru. Dunque, questo Fire Tornado è un pochino più... È un po' così debole? Come mai? Ma te lo blocco subito, solo con JP, dato che sono montagna. Che delusione, che è successo? Vai. No, voglio prendere questa. Perfetto. È ancora il mio turno perché appunto ho preso la... Ah, mi è fermato. Mi sembra che prendendo la stella io guadagni il turno, ma non ne sono sicuro. È particolare questo gioco come funziona. Wow, ma siamo matti? No! Oh! Siamo ma... Oh, ma siamo pazzi? Vai, Asto! Eccolo! Eccolo! Vai, Bakuret Storm! Vai in porta! No, no! Shush! Shush! Via! Via! Non ti voglio vedere! Norica dove era finita? Proprio a porta vuota. Asto che mi ricaccia e Bakunet Storm. Wow. Abbiamo l'acqua per far recuperare i punti. Anche lo spiedino. Quello mi sembra che faccia recuperare tutto. Allora. Sì. Tira. Ma è deboluccio. Potrei semplicemente bloccarlo ancora con J. Mamma mia quanto è sceso di potenza. JP, bloccalo tu, grazie. Fammi questo piccolo favore. Yes. Niente, finita per 2-0. Finiscono molto in fretta qui le partite. E abbiamo Aurelia come manager. Vai, secondo tempo. Dato che questo è il boss. Il tempo, ci sono tutti e due i tempi. Allora, i miei giocatori non sono troppo scarichi, a parte Asto che ha consumato quasi tutti quanti i punti per fare Tormenta di Fuoco. O è ravvitamento esplosivo? Niente, se n'è andato per conto suo. Però abbiamo Mark in porta. No, era Storm e... Tormenta di fuoco. Vai, mano di luce. Non me la rischio. E infatti. Allora. Jude. Bah, proprio sprecata. Ah, lui c'ha il tiro? C'è Jude Sharp che la blocca con spinning cutto. Però sono più debole. Sì, il sollevamento è più forte. Vai. Ancora mano di luce. Eh sì. Però potrebbe fare gol, eh. C'è una grossa probabilità che... No! Niente, eh? Kozomaru! Confido in te, Kozomaru. No, no, che cosa... No! Che cosa fai?
Ero convintissimo di aver toccato Endo e non JP. Cosa è successo? Non lo so. Convintissimo di aver toccato Endo e non JP. E vabbè, un gol non è un grande problema. Kozomaru, allora. Posto? Vai. Tornado di fuoco. E vediamo di chiudere sta partita. Vai, più 111, vai. Fino ad ora è il tiro più forte. Ma levati. Levati. No, Rika, fatti la parte, va, che è meglio. Che devo capire perché ho toccato JP e non Endo. Non ti azzardare. Pff. Meno male. E va bene, il tempo ovviamente è dalla mia parte, quindi 3 a 1 finisce la partita. Ho tutti gli obiettivi completati. I livelli si stanno incominciando ad alzare sempre di più. A questo punto inizia Football Frontier. E anche le partite più interessanti. Vai, vediamo la prossima mappa, poi andiamo a fare le slottate. Ah, ci sono anche le aree bloccate. Vai, faccio quelle con i biglietti che mi permettono di trovare forse personaggi di rango S. No, tutte quante scartine. Però abbiamo personaggi insomma conosciuti, vabbè, dai. Siccome non ho 3.000 monete, devo farne un po' per volta. 3x4, 12. No, Rika, però aumenta di livello. Attenzione. Ah, ok, Kurimatsu. Però di rango B, al posto di JP, si ha tecniche difensive buone. Ok. Insomma, oggi le slottate non sono dalla mia. Bene, Cuggio, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!